Alberto, oltre ad avere una grande struttura, è un giocatore che ha anche rapidità, forza, e poi seppur giovane comunque si è maturato in questi anni una buona esperienza e ha anche già delle ottime letture, quindi tutto questo messo insieme credo che lo rendano assolutamente uno dei migliori giovani difensori anche in prospettiva futura. Per quanto riguarda Maniero, io ho avuto insomma la possibilità di giocare con lui, per me era l'ultimo anno a Pescara, quindi insomma era un po' diciamo datato, e lui era invece nei primi anni veri insomma della sua carriera tra i grandi, e vedevo veramente un potenziale incredibile, cioè un calciatore che aveva tutte le qualità per poter fare grandissime cose: velocità, tecnica, potenza, forte di testa, e poi un'esuberanza data dal suo carattere, insomma sempre in mezzo, leader, positivo, e quindi insomma quando penso a Rammari con i suoi confronti penso che lui abbia lasciato dietro di sé troppi rimpianti, questo insomma per chi l'ha conosciuto come me insomma è stato un rammarico. Ho provato poi ad allenarlo, volevo portare a Perugia nell'anno in cui ero lì, a gennaio, lui era al Bari, ma non ci sono riuscito, quindi il rammarico sta un po' in questo, un po' nella sua carriera che secondo me doveva sbocciare in maniera diversa, e un po' nel fatto che avrei voluto allenarlo e sono sicuro che insieme insomma avremmo fatto ottime cose. Per quanto riguarda Francesco Forte, per me è uno dei portieri in assoluto più forti della Lega Pro, ma è soprattutto un ragazzo che avrebbe meritato un'occasione diversa. Mi dispiace che non l'abbia mai avuta, e mi dispiace che nelle parentesi in cui io sono poi andato in Serie B ho trovato già dei portieri comunque sia affidabili in rosa. Parlo ovviamente di Rosati al Perugia, e poi di quando sono poi arrivato a Benevento, insomma c'era già una batteria di portieri insomma anche belli datati, c'era Pugioni, c'era Gori, poi è arrivato Montipò, quindi non c'è stata mai la possibilità magari di dare a lui questa occasione, perché credo che per qualità tecniche, fisiche e personalità sia un portiere di categoria superiore.